Un territorio si comprende anche dalla sua poesia. Per questo l'assessorato alla cultura e la biblioteca comunale di Valdobbiadene hanno organizzato Ed è subito sera, poesie in cantina. Una rassegna di incontri dedicata all'arte della parola calata nel contesto veneto. Nel primo appuntamento, venerdì 3 novembre, nel rinnovato parco della Finlandetta delle cantine Bortolomiol, l'autore Sandro Buzzati ha dato lettura e interpretato il libro 20 poeti del Novecento nei dialetti veneti. Dopo tanto tempo riprendo in mano un libro che è stato pubblicato da Canova, adesso le edizioni Canova non esistono più, che si chiama 20 poeti nei dialetti veneti, sottotitolo Dalle viscere alla metafora. Siccome era un sottotitolo troppo impegnativo, abbiamo dato 20 poeti nei dialetti, che è anche il titolo del libro, ed è un'antologia di poeti in lingua veneta, i più importanti, curati da Luciano Caniato e recitati da me. Ci fa molto piacere ospitare il comune di Valdobbiadene come assessorato alla cultura e la biblioteca per questa serata di poesie venete, in questa che è la rinnovata sala Filanda che abbiamo preparato ancora a maggio in occasione di Cantine Aperte. Abbiamo fatto un restauro essenziale, abbiamo proprio recuperato questa parte che è appunto faceva parte dell'antica Filanda, che una delle piccole filande che c'era a Valdobbiadene negli inizi del Novecento. Poi ha avuto varie vicissitudini, è diventata proprietà della famiglia Bortolomiol ed ora viene aperta per queste manifestazioni, oltre che naturalmente per i meeting aziendali. Attualmente sta ospitando la mostra fotografica di Arcangelo Piai, che è stata inaugurata sempre a maggio e che rimarrà aperta fino a fine anno. In occasione sono stati anche presentati e poi consegnati al pubblico gli atti del convegno dal titolo La poesia e la terra sulla poetessa valdobbiadenese Fulvia Dalzotto. L'incenso d'oro de poca carne, poca soggia, ma del più grande amore. La rassegna si è conclusa venerdì 11 novembre presso la cantina Fabio Zilli nella frazione di Santo Stefano. Durante la serata, Bruno Balzan, primo premio internazionale di poesia e narrativa, ha presentato la raccolta Voci di confine, accompagnato dalle musiche originali del maestro Fabio Dalla Vedova. La serata oggi praticamente c'è la presentazione di Miro Graziottin, che mi conosce ormai da tempo. Poi eventualmente aggiungerò qualcosa io e poi sarà il centro della serata, sarà proprio la lettura dei brani con musiche composte da me e dal maestro Fabio Dalla Vedova, che poi eseguirà lui con vibrafono e percussioni, ci saranno effetti sonori e la lettura, questo è praticamente, questo è il tutto, insomma. Ho prevaricato un po' il ruolo della biblioteca del comune, però è una proposta che ho fatto al sindaco e al presidente del comitato della biblioteca, perché mi interessava rivisitare i luoghi della memoria, la cantina Bortolomiol, che in realtà è l'evoluzione della Filanda, tipografia, cantina, questa in maniera ancora più significativa è una sede che rappresenta la storia, che racconta la storia di Santo Stefano, questa cantina attraversata dalla Teva, dal torrente Teva da cui origina la nostra storia, e che è in realtà la trasformazione della vecchia latteria di Santo Stefano. E quindi questo è un luogo della memoria e della storia. Coniugare questo nostro retaggio importante e significativo, che fa parte veramente delle nostre radici, con la poesia, e soprattutto con una poesia indigena, perché venerdì scorso abbiamo rappresentato 20 poeti veneti, da Trieste a Verona a Rovigo. Questa sera ci sarà un poeta locale, di Sacol, Bruno Balzan, e quindi mi sembra un bel matrimonio, insomma, ecco, da proporre ai nostri cittadini, da proporre al mondo, per far capire che insomma
la vita valdobbiana non è solo prosecco, ecco, è anche fatta di acqua, l'acqua della Teva, ed è fatta di poesia e di tanta passione. Questa realtà a suo tempo era una latteria che era gestita da mio papà, poi con gli anni praticamente ceduta l'attività è stata lentamente trasformata in cantina e da un paio d'anni a questa parte questa è la location che diventa comunque visitabile da chiunque indipendentemente dal fatto di averci fatto la cantina, anche perché qui come si può vedere c'è la sorgente Teva che nasce una decina di metri sopra il punto di cascata che è interno alla cantina. Qui siamo, diciamo, nel cuore di quello che è il torrente Teva. Diceva visitabile, quindi anche per le scuole? Anche per le scuole e anche per chi volesse avere il piacere di avere delle altre informazioni relative magari allo stesso torrente e alla geografia di Santo Stefano e di Valdobbiadene sostanzialmente.